Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, sede della sapienza. Perfetto, ben ritrovati. Allora, questa sera proseguiamo il ciclo degli incontri sul Vangelo di San Matteo. E allora, questa sera affronteremo alcune tematiche particolari, cioè alcune parti del Vangelo di San Matteo che sono proprie soltanto di lui. Che significa questo? Come sapete, abbiamo visto all'inizio di questi incontri che i Vangeli sinottici si chiamano sinottici, Matteo, Marco e Luca, perché possono essere, diciamo, visti con una lettura d'insieme presentando delle larghissime parti in comune, mentre il Vangelo di San Giovanni fa un percorso tutto suo particolare. Abbiamo anche visto che probabilmente le fonti comuni, quindi che sono proprio episodi che cambia qualche piccolo particolare, ma sono quasi identici tra Matteo, Marco e Luca, questa fonte comune da cui dipendono è probabilmente la versione arcaica del Vangelo di San Matteo, quindi il cosiddetto Matteo aramaico, che è stato sicuramente il primo che è andato in giro. Dentro questa parte comune, ciascuno degli evangelisti ha le parti proprie, per cui non si può fare un incontro, un ciclo di incontri su un evangelista che non preveda un momento in cui si approfondiscono le parti proprie, perché è anche il luogo dove emerge meglio la particolare prospettiva e visuale che ha quel determinato evangelista. Quindi è fondamentale un incontro di questo genere. Di noi stasera è molto molto bello, già una larga parte l'abbiamo vista, perché il discorso della montagna è certamente, Luca c'ha un parallelo che gli assomiglia, nel senso che il sesto capitolo di Luca, dove Gesù fa un discorso molto molto ampio, ha dei tratti in comuni, ma con delle non indifferenti differenze. Mi stavo un pochino impicciando. Però ci sono delle parti che sono proprio esclusive. Una l'abbiamo sentita durante la Santa Messa di questa sera e adesso la vedremo certamente qui. Non è la prima. La prima è fondamentale, perché si tratta del primato di Pietro. Noi abbiamo il Papa perché San Matteo ha scritto il capitolo 16, ecco, del suo Vangelo. Le cose che sono state scritte su Cefa, quindi su Pietro, le troviamo scritte esplicitamente nel Vangelo di San Matteo. Tutta l'altra la teologia del Papa e si fonda su quello che adesso stiamo vedendo, che è fondamentale ed è bellissimo. Sarebbe molto interessante fare uno studio approfondito, d'accordo, della figura di San Pietro nei Vangeli, perché uno capirebbe tante cose belle e capirebbe anche alcune cose meno entusiasmanti, d'accordo? Quindi, perché San Pietro purtroppo durante la passione ha fatto una grandissima bella figura, d'accordo? Ecco. E nella Divina Provvidenza, sapete che nella Divina Provvidenza tutto quello che viene anche permesso non è mai casuale, capite? Quindi sicuramente nei rinnegamenti di Pietro erano prefigurati i momenti in cui anche chi sta molto in alto può vivere delle situazioni di difficoltà, perché non è preservato, cioè non è escluso che possa avere dei momenti, come ho detto, su uno studio della storia della Chiesa. Sarebbe molto interessante andare a studiare bene la figura di San Pietro in tutti gli evangelisti. In ogni caso, qui emerge, adesso vediamo subito che subito dopo il primato, San Pietro passa, come diciamo noi, dalle stelle alle stalle, perché perde un'ottima occasione per stare zitto, e quindi subito dopo essersi preso l'elogio e l'incarico precipita, come vedremo, molto in basso. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è andare a leggere il testo, Matteo 16, 13, 26, perché la lettura di questi testi è assolutamente importante. Penso che lo conosciamo perché è abbastanza famoso. Essendo giunto Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, spero che vediate bene, chiese ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? E risposero: alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti.
Disse loro: voi che dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù: beato te, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che gli era il Cristo. Da allora Gesù cominciò a dire apertamente ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei sommi sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risuscitare al terzo giorno. Ma Pietro lo trasse in disparte e cominciò a protestare, protesta, dicendo: Dio te ne scampi, Signore, questo non ti accadrà mai. Ma voltatosi disse a Pietro: lungi da me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Qual vantaggio infatti avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero e poi perderà la propria anima? O che cosa l'uomo potrà dare in cambio della propria anima? Quindi questo è il testo che abbiamo appena visto. Ora lo andiamo a focalizzare per benino. Torniamo alla presentazione. Allora, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. È la massima professione di fede possibile, perché tu sei il Cristo vuol dire tu sei il Messia, quindi il compimento delle profezie dell'Antico Testamento. Ma questo non basta per identificare la figura di Gesù, perché Gesù è il figlio di Dio fatto uomo, non è semplicemente un nuovo Davide, quindi un uomo che si incarica di riscattare le sorti del popolo di Israele, ma è il figlio di Dio fatto uomo. Cosa gli risponde Gesù? Nella carne nel sangue te l'hanno rivelato. San Paolo avrebbe scritto, lo trovate, lo vedete sulla slide: nessuno può dire Gesù è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Quindi vuol dire che lo Spirito Santo è sceso su Pietro e per primo lui ha riconosciuto la divinità di Cristo. Guardate che sulla divinità di Cristo si fonda tutto. Si fonda tutto il discorso sulla Santissima Trinità, si fonda la cristologia, la soteriologia, l'ecclesiologia, tutto. Se Gesù Cristo non è Dio, andiamo tutti quanti a casa, perché siamo spacciati, siamo rovinati. E quindi la fede di Pietro è proprio questa qui, la certezza granitica che Gesù è Dio, tutto il resto viene dopo. E quindi la funzione di Pietro è strettamente collegata alla tutela e alla garanzia ferma dinanzi a tutti e alla professione che Gesù è Dio. Su questo si fonda. E io ti dico, tu mi hai detto tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, e io ti dico tu sei Cefa, Pietro. Ecco, quindi la roccia su cui la Chiesa si fonda è la certezza della divinità di Cristo. Ok? Questa è la prima cosa. Attenzione, su questa Chiesa Gesù dice le porte degli inferi non prevarranno. È un termine molto preciso. Cosa significa? Che c'è una guerra. Cioè, non prevarranno vuol dire che l'inferno farà il possibile e l'impossibile per distruggere la Chiesa, se ne metterà tutti i colori. Ma Gesù garantisce, questo deve fare stare tranquilli, non prevarranno. Ci sono stati momenti storici, per chi studia la storia della Chiesa, l'ho detto anche una volta, drammatici, in cui sembrava che fossimo giunti a tanto così che eravamo morti, o per indegnità interne, o per persecuzioni violente, o per eresie dilaganti. Di tutto c'è stato, di tutto. Ma stiamo forse malconci, perché la Chiesa anche adesso ha bisogno, i padri dicevano, che sia sempre riformando, ha sempre bisogno di riformare se stessa, di crescere, di diventare più bella. Malconci, ma siamo ancora in piedi dopo così tanto tempo.
e resteremo in piedi fino alla fine del mondo, eh. Non c'è nessun dubbio su questo. La Chiesa Cattolica non può essere vinta dall'inferno. E anche quando dovesse sembrare che siamo arrivati a tanto così, è già successo nel corso della storia, quindi che i demoni stavano già sfregandosi le mani, dice dai, forza, proprio l'ultima spallata, Dio non gli ha mai permesso che fosse data, mai. E non può permetterglielo, perché Gesù non mente, non ha detto non ci saranno tribolazioni, non ci saranno le guerre puniche, d'accordo, momenti tristissimi, ha detto non prevarranno. Poi ho detto un'altra cosa a Pietro, voi vi ricordate che sullo stemma del Papa, anche adesso credo, nonostante che hanno tolto la tiara, ci stanno sempre le due chiavi incrociate. Ecco, a te darò le chiavi del regno dei cieli e poi la potestà di legare e sciogliere, tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora, le due chiavi, allora come si apre il regno dei cieli? Nella tradizione della Chiesa si parla di due potestà che possiedono in pienezza soltanto i vescovi. Io ce n'ho una, tutte e due, la seconda no, che sono la potestà d'ordine, cioè l'incorporazione al sacerdozio di Cristo, quindi il potere di santificare attraverso i sacramenti. Io questa ce l'ho, ma non in pienezza, perché io non posso cresimare nessuno, così capito, c'è un po' di catechismo, e non posso ordinare un altro prete, né tantomeno un vescovo. Quindi dei sette sacramenti io non li posso amministrare tutti, un po' sì. Chi li può amministrare tutti? Il vescovo. Pietro è il vescovo di Roma, cioè il Papa ha un ruolo primaziale, ma da un punto di vista sacerdotale è il vescovo della diocesi di Roma, quindi ha gli stessi poteri sacerdotali di un vescovo, niente di più rispetto a un vescovo. Poi c'è l'altra potestà però, che è di giurisdizione, che a sua volta si distingue in ulteriori due sottotitoli, perdonatemi il termine. Uno è la potestà di magistero, quindi la potestà di insegnare autenticamente la dottrina rivelata, fino al punto, e questo lo può fare il Papa da solo, unico, di definire un dogma. Questo può farlo soltanto il Papa, un vescovo da solo non può farlo. Possono farli tutti i vescovi riuniti in un concilio, però deve essere sempre presente il Papa e il Papa lo deve sottoscrivere, se no nix. Ecco il primato di Pietro nella potestà di magistero. Poi c'è la potestà di giurisdizione. Il Papa può definire delle condizioni tali per cui dentro queste condizioni si è in comunione con la Chiesa e dentro queste condizioni si è fuori a scomunica, l'atto più estremo che può essere fatto, ok? Voi sapete che il Papa si dice in termini canonici, ha potestà piena, suprema, immediata e universale, dappertutto. Non può essere giudicato da nessuno. Nessuno può giudicare il Papa, eh? Se il Papa fa dei guai, ha se la vede col Padre Eterno. Sono affari tra lui e il Padre Eterno. Cioè, il potere che c'ha il Papa, anche se oggi la gente non ci crede, è enorme, d'accordo? D'accordo? Perché non può essere giudicato da nessuno, è soggetto a Dio solo. E anche se magari il mondo si imbarbarisse, come fece Napoleone che se lo prende, Pio VII che se lo porta in galera, quello è un sopruso. Nessuno può fare una cosa di questo genere, eh? Nessuno. Ecco l'esercizio del potere primaziale, quindi è grande, è una grande responsabilità, per questo che noi dobbiamo pregare tutti i giorni per il Papa, oltre che secondo le sue intenzioni per avere l'indulgenza, dobbiamo anche pregare per lui, perché è un carico enorme, è una responsabilità enorme quella che si porta sulle spalle. D'accordo? Oh, poi però Pietro passa dalle stelle alle stalle. Che pena di fare tutto questo bel discorso. Ecco, ha riconosciuto che è il figlio di Dio, però non ha ancora capito che cosa il figlio di Dio è venuto a fare sulla terra. Ecco, Gesù annuncia la passione e San Pietro dice: per carità, Signore, protesta. Mi ricordate domenica scorsa? C'erano quelli che protestavano, ci ho fatto l'omelia sulla protestosi e la brontolosi e la lamentosi. Quelli che protestano quando Dio si mette in testa di fare qualcosa. Quando Dio dice una cosa non si protesta, bisogna aprire bene le orecchie. Ecco. E Gesù prima gli ha detto: tu sei Pietro, e poi gli risponde: tu sei Satana.
lungi da me Satana, attenzione, perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Che dobbiamo farci l'esame di coscienza tutti quanti, perché sfido chiunque di voi nei panni di Pietro, quando Gesù dice ma sai, io sono il figlio di Dio, però io devo andare a morire in croce, io sfido chiunque ad avergli detto bravo Signore, dammi il 5, ottima idea, grande scelta, vai. Chiunque avrebbe detto quello che ha detto Pietro, e chiunque sarebbe beccato, lungi da me Satana Don Leonardo senza donna, in quel momento lì, chiunque. Perché cosa vuol dire pensare secondo Dio e secondo gli uomini? Cioè, poi lo spiega, pensare secondo Dio è rinnegare se stessi, quindi rinunciare alla propria volontà e abbracciare la croce. Pensare secondo gli uomini, cioè secondo Satana, quando pensiamo secondo gli uomini, non è necessario, pensiamo secondo gli uomini, vabbè, poco male, no? Pensare secondo gli uomini è prestare la capoccia a Satana. Vuol dire fuggire la croce e affermare la propria volontà, non è solo tanto, eh? E questo è, diciamo, la parte istruttivo catechetica per noi. Poi se c'è le domande potete fare domande, eh? Questo basta più o meno per il primato di Pietro, quindi non possiamo troppo dilungarci perché stasera abbiamo diversa carne al fuoco. Poi abbiamo il Vangelo che abbiamo sentito a messa oggi, quindi eravate tutti a messa? Siete stati tutti a messa? Così non serve rileggerlo. Il perdono è condizionato, la parabola del servo spietato. Allora, vi avevo fatto l'approfondiamo all'incontro biblico. Allora, tutto San Pietro, ancora lui, dice: senti un po', ma quante volte devo perdonare a mio fratello se pecco contro di me? Fino a 7. Attenzione, vi ricordate il numero 7, lo troveremo tante volte stasera. 7 è già il numero della perfezione, quindi se uno che mi ha 7 volte ha già detto uno sproposito. Gesù dice 70 volte 7, cioè, se fate i conti 70 volte 7 è 490, ma una persona che 490 volte te stuzzica dice ah, mi marito so 5.000, allora facciamo la spiegazione simbolica. Allora 7 è il numero della perfezione, se lo moltiplichi 7 al quadrato, quindi 7 per 7 già è la perfezione super, ma 10 è il numero della totalità, cioè la perfezione della totalità delle volte in cui una persona ti possa offendere, cioè sempre, ecco. E poi la parabola del servo spietato è la spiegazione del perché. Dice, ma che sei matto, io devo perdonare sempre tutti, ma dove sta scritto? Non te lo faccio vedere io, lo sta scritto. Allora, vi avevo detto che avremmo fatto un pochino di numeri, no? Allora, c'era il debitore del padrone che doveva dargli 10.000 talenti, vi ricordate il Vangelo di oggi, eh? Il debitore pari a lui doveva dargli 100 denari. Allora, cominciamo a vedere un pochino di cifre. Allora, e quanto sono? Un denaro era la paga quotidiana di chi lavorava a giornata. Quindi, quanto pia oggi un operaio netto? 1.500 euro al mese? Più o meno. Quindi, se un denaro la paga un giorno, facciamo che un denaro su 50 euro. D'accordo? Quindi, quanto sono 100 denari? Su 5.000 euro, insomma, non è che proprio 10 milioni di vecchie lire. Quando si parla in vecchie lire, insomma, se 5.000 euro sono 10 milioni, cacchio, cioè 10 milioni. Insomma, ci compri mezza macchina, insomma, no? 10 milioni, ecco, un monoco, 5.000 euro ce ne compri un quarto di macchina, però comunque, un tempo, 10 milioni, 10 milioni, ecco, quindi è un bel credito. Adesso però andiamo a fare un pochino di numeri. Allora, un talento, per farne un talento, ci volevano 6.000 denari. Allora, 6.000 moltiplicato per 50, cioè se un denaro sono 50 euro, se lo moltiplichi per 6.000, andiamo a 300.000 euro, un talento, ma 10.000 talenti devi fare 300.000 per 10.000, cioè sono 3.000 miliardi di euro, cioè in vecchie lire sono 6.000 miliardi, no, 6.000 miliardi, è sbagliato. Perché non sono 3 milioni di euro, sono 6.000 miliardi di vecchie lire.
Perché 3 miliardi di euro... No, aspetta un attimo. No, no, no. 3 miliardi di euro, aspetta un attimo, sono 6 mila miliardi di vecchie lire. Bisogna moltiplicarlo per 2. D'accordo? Cioè, capite? Ma altro 6 mila miliardi è 10 milioni, ma che volevo fare? Capito? Cioè, quello va a tirare il collo a quel, non è che quello gli doveva dare, dice, ma quello mi ha trattato male. C'hai ragione, d'accordo? Ti ha trattato male. Ma i debiti, attenti, dice, ma io non ho fatto tutti questi peccati. No, no, questo vale per tutti. Cioè, tutti quanti noi ci abbiamo come debito, tutti, 6 mila miliardi di vecchie lire. Cioè, 3 miliardi di euro. Sono tanti, sono. Allora, ma questo qua è evidente. Adesso lo vedremo durante il tempo di Pasqua. A causa dei peccati miei, qui abbiamo un bellissimo canto di Sant'Alfonso per le Cruci. Resta un altro, lo faremo il Venerdì Santo, così lo facciamo tutti e tre. Gesù mio, condurre funi come Leo chi ti legò, lo conoscete quello? Sono stati i miei peccati, Gesù mio, perdon pietà. Sono stati i miei peccati. Capito? C'è ancora qualcuno che va di in giro che gli ebrei l'hanno messo in croce Gesù? No, quelli si sono trovati come circostanze contingenti. Ma Gesù è andato in croce per i peccati di tutta l'umanità, lo vedremo, si vede benissimo nella liturgia del Venerdì Santo. Quindi altro che 6 mila miliardi di euro, peggio, capite? Basta aver fatto un solo peccato mortale in tutta la vita, uno solo, e qualche santo non l'ha fatto, ma per aver fatto un peccato mortale basta che una volta ho mancato a messa la domenica senza che ci fosse un motivo grave, una volta. Oppure che ho detto un bel vaffa, perdonate cuore a qualcuno, quindi è un peccato mortale. Quindi vogliamo fare come Gesù con l'adultera, chi non l'ha mai fatto scagli la prima pietra e alzi la mano, no? Una volta nella vita uno l'ha fatto, basta. Quindi una volta che è successo questo, qualunque cosa ti facciano, a tu devi perdonare. E se non lo fai, te pio, te vendo a te, a tutti, e te leggo mani e piedi fino a quando non hai pagato fino all'ultimo spiccio. Capite? Un modo per farsi poco purgatorio è perdonare senza condizioni. Anzi, se qualcuno ti fa qualcosa di male, ti umili, benissimo Signore, va tutto quanto a sconto dei peccati, cominciamo a fare un po' di purgatorio sulla terra. Se no, non c'è scampo, non c'è possibilità di difesa. Poi, altro problema di strettissima attualità, ecco, anche di questo ne ho parlato domenica, per fare un pochino di interpretazione autentica su certe stupidaggini che si sentono dire in giro, che dipendono da male interpretazioni. Il divorzio. Nel Vangelo di San Matteo c'è il discorso proprio esplicito che Gesù fa sul divorzio, questo dobbiamo andare a leggere, nel capitolo 19, perché lui molto saggiamente, sapientemente, in due versetti spiega la santità e l'indissolubilità del matrimonio e il valore eccellente del celibato. Quindi parla di voi e parla di me, quindi ce n'è per tutti. Andiamo a leggere capitolo 19 del Vangelo di San Matteo, 17, 18 e 19. Eccolo qui. Allora, comincio a leggere dal versetto 3. Gli si avvicinano alcuni farisei per metterlo alla prova e gli dicono: è lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Ed egli rispose: non avete letto che il creatore, notate bene la risposta, da principio li creò maschio e femmina e disse: per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola. Cosicché non sono più due, ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi. Gli obiettarono: ma perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e di mandarla via? Rispose loro Gesù: per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli, ma da principio non fu così. Perciò vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di concubinato, e ne sposa un'altra, commette adulterio. Punto. Gli dissero i discepoli, questa è un po' una battuta, ma se questa è la condizione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi.
se mi devo sciroppare la moglie, pure se questo mi fa usare, non me la posso buttare a casa, io non mi sposo. Qua sembra di sentire, sapete che Alberto Sordi diceva sempre che si era sposato perché se voleva mettere l'estrada, io mi metto l'estrada dentro casa, perché sono matto, ecco, quindi questo non è un discorso molto cristiano, comunque, i discepoli insomma hanno vabbè. Egli rispose loro, non tutti possono capirlo, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Vi sono infatti eunuchi che sono nati così dal ventre della madre, ve ne sono alcuni che sono stati fatti eunuchi dagli uomini, vi sono altri che si sono fatti eunuchi per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca. Bene, allora torniamo alle nostre slides. La prima cosa che gli chiedono, è lecito il ripudio? Allora, che cosa era successo? Che veramente Mosè, nell'Antico Testamento, aveva per concessione detto questa cosa. Qual era la situazione? La situazione era questa qui, che purtroppo gli uomini, le donne ci andavano sempre di mezzo, avevano dei comportamenti disinvolti, nel senso che se una moglie non gli stava più bene, la prendevano, la sbattevano fuori. Voi dovete capire però che Mosè è vissuto nel 1200 avanti Cristo, 1250 circa. Voi capite che nel 1250 avanti Cristo già le donne sono sempre contate poche, pensate 3250 anni fa. Se tu prendi una donna già usata, perdonatemi il termine, la sbatti via, non se la prende nessuno, non lavora, non fa niente, come campa? Secondo voi che doveva fare? Il mestiere più antico del mondo, unica fonte di sostentamento, se no sarebbe morta di fame. D'accordo? Che fare dinanzi a questa situazione? Allora, che si era inventato Mosè? Dice, quando tu butti via una donna di casa per tuo capriccio, lo devi dichiarare per iscritto. Cioè devi dire che questa poveraccia non è che tu la sbatti fuori perché è una poco di buono, ma perché le sono venuti 5 minuti e la vuoi sbattere fuori di casa, in modo tale che forse qualcuno, vedendo che non è tutta sta poco di buono, se la piglia con sé e la riscatta da quella condizione. Questa era la motivazione per cui Mosè, non potendo in quel momento togliere il male, ha cercato di ridurne le conseguenze negative. Anche questo è un principio importante, d'accordo? Perché purtroppo a volte, vi dico io anche io da prete, non è possibile eliminare completamente una cosa negativa, non si può, non ci stanno le condizioni. Allora quando non è possibile, la cosa da fare è cercare di ridurne al massimo le conseguenze negative, cioè tollerare, non approvare, e cercare di evitare che si faccia troppo male, ok? Questa era la condizione dell'Antico Testamento, però con la venuta di Gesù è venuta la salvezza. Quindi Gesù dice, attenzione, questo andava bene quando ancora l'uomo era imperfetto, adesso sono arrivato io e io vi riporto nella condizione originaria. Cosa ha detto Dio ai primi? L'uomo lascerà suo padre e sua madre e diventeranno una sola carne. Questo diventare una sola carne è congiunzione divina che l'uomo, una volta che si compie, non può separare. Questo fa anche capire indirettamente, non è solo questo il motivo, perché dopo l'istituzione del sacramento del matrimonio i rapporti si possono avere sessuali solo dopo il matrimonio, perché nella mente di Dio, oltre che l'esistenza del matrimonio per rendere lecito un atto che fuori del matrimonio non è lecito, cioè la conduzione carnale, ma nella mente di Dio l'unione due in una sola carne di avere soltanto con una persona in tutta la vita e nessun altro, perché nel momento in cui quello si realizza c'è qualche cosa di grosso, capite? Che non deve essere, come dire, allora attenzione a un altro punto. Il fondamento dell'indissolubilità del matrimonio Gesù non lo radica nel sacramento, ma lo radica nel progetto originario di Dio. È molto importante questo, perché noi oggi potremmo incontrare una persona che dice, ah, tu sei credente, d'accordo? Sacramento del matrimonio, affari tuoi, è indissolubile, io non sono credente e quindi chi se ne importa, divorzio. Il fatto che Gesù lo radichi nell'atto creativo di Dio vuol dire questo,
che se un uomo e una donna si mette a ragionare bene a tavolino, ci può arrivare anche con questo, quantomeno alla convenienza, che ci sia un'unione stabile e dissolubile. Alla convenienza. D'accordo? È scientificamente provato, negli Stati Uniti, che le coppie che giungono al matrimonio, sono poche, ma ce ne sono ancora un po', vergini, è quasi certo che non divorzieranno, perché la quasi totalità dei divorzi si fondano su esperienze sessuali promiscue prima del matrimonio. Secondo, quale persona ragionevole potrebbe dire che in presenza, per esempio, dei figli, sia una cosa buona che il marito o la moglie se ne va e si fa un'altra vita? Non si può dire che è una cosa buona, non si può. Quindi se uno si mettesse a ragionare con calma, senza pregiudizi e senza stare a pensare soltanto alla panza propria, quindi a quello che gli fa piacere, ci potrebbe arrivare. E infatti il motivo per cui Gesù ha istituito il sacramento del matrimonio non è l'indissolubilità, che il sacramento del matrimonio rafforza, d'accordo, ma non determina, perché è radicata nella legge di natura. Ok? E c'è la condanna senza mezzi termini dell'adulterio, per cui se un uomo ripudia una donna e ne sposa un'altra, commette adulterio, eccetto il caso di concubinato. Cosa vuol dire? Vuol dire che se due persone convivono al di fuori del matrimonio, non solo che lo può, ma lo deve ripudiare in quel caso, perché quella è un'unione illegittima. Quindi, ma quando c'è una unione legittima, quindi fondata sul vincolo matrimoniale, la soluzione di questa è impossibile, e qualora si faccia e si viva, more uxorio con un'altra persona, si è in adulterio. Voi capite, argomento di attualità, perché non possono fare la comunione i divorziati e gli sposati? Queste cose qua. E cosa è quello che ho detto anche domenica? Attenzione, non sono gli unici peccatori della faccia della terra i divorziati e gli sposati, perché il problema del divorziato risposato non è che ci ha appiccicata l'etichetta grande, l'hai fatta talmente grande che ti punisco e non ti faccio fare la comunione. Il motivo è molto semplice: quando noi ci andiamo a confessare, perché il Signore ci perdona i nostri peccati e quando ce li perdona? Quando siamo pentiti. Che cos'è il pentimento dei peccati? È il dolore di aver commesso un peccato unito al proposito di non farlo più. Per cui, se una coppia di divorziati e di sposati vuole vivere in grazia di Dio, capisce che solo dentro il sacramento del matrimonio è lecita la sessualità e quindi tra loro non lo è, anche se si vogliono bene, e sono capaci di rinunciarci, non c'è nessunissimo problema. Si confessano, vengono assolti, d'accordo? L'unica cosa a cui devono fare attenzione, diceva già San Giovanni Paolo II, è di non fare la comunione. Immaginate qua a Sermoneta ci fosse qualcuno del divorziato e risposato, lo sapete tutti, d'accordo? Se lo vedete in chiesa farsi la comunione, dice: che fa questo? Perché Don Leonardo gli ha dato la comunione? D'accordo? Magari questa persona ha fatto esattamente così, ha fatto voto di castità, dormono in stanze separate, ma non ce l'ha scritto sul collo. Allora diceva: vatta a fare la comunione a Barbisciolo, vatta a fare la comunione a Latina, non nei centri dove la tua condizione è risaputa, perché è una situazione pubblica. Però, figlioli miei, state attenti che due ragazzotti, anche se non convivono, che hanno rapporti prematrimoniali, se si vanno a confessare e non sono pentiti, mica possono fare la comunione. Capite? Non possono essere assolti. Se una persona non va mai a messa, d'accordo, e magari a Pasqua dice: ma fammi andare a confessare che faccio un favore al Padre Eterno, non c'ha nessuna intenzione di cominciare a santificare la festa, quello non può mica essere assolto, perché non è pentito. Se una coppia di coniugi si chiude alla vita e usa i contraccettivi, non è che può andarsi a confessare: io prendo la pillola. Perché prendi la pillola? La pillola prima smetti di prenderla e poi devi a confessare, perché sennò non puoi essere assolto. Quindi sti poracci di divorziati e di sposati, io lo so, faccio sempre l'avvocato, hanno come unica colpa quella che la loro situazione è pubblica e riconosciuta. Ma state sicuri che molta gente che se va a fare la comunione sarebbe meglio che stesse seduta, ve lo dico io, e non mi fate aggiungere altro, d'accordo? Perché l'unica colpa che non ha è che non è se fa gli affari propri, non c'ha l'etichetta pubblica, ma Dio quelle cose le vede, capite? Per cui il sacrilegio c'è, anche se non è pubblico.
Capite? Ecco perché non dobbiamo mai giudicare niente e nessuno. Ripeto, questi certamente l'hanno fatta grossa, ma c'è possibilità di accompagnamento graduale, ricordate la Samaritana domenica scorsa, che li aiuti a comprendere bene tutto quello che è successo e ad indirizzarli verso un cammino che possa eventualmente prevedere a queste condizioni di accostamento ai sacramenti. Capite? Oh, e poi c'è il celibato per il regno dei cieli. Vedete che in questo contesto Gesù dice: non tutti possono capirlo, ma solo coloro ai quali è concesso. Cioè, vedete che ordinariamente, io qui parlo chiaramente per ragion veduta, si concepisse il celibato come una menomazione, cioè tu non c'hai una famiglia, quindi tu non c'hai la moglie, tu non c'hai figli. Quindi è vero, cioè, quando sei giovane e pensi alla vocazione, dici, però se faccio questo, dopo non c'ho questo, dopo non c'ho... Ma non è così, perché la vocazione al celibato, alla verginità, per quanto possa sembrare umanamente strano, non è vocazione ad avere qualcosa di meno, ma è vocazione ad avere qualcosa di più, cioè di più nel senso che l'amore è sublimato, cioè non è che io non amo nessuno. Io amo tantissimo, pure a voi, tutti quanti, ma con un amore che è ancora più puro perché è disinteressato. Non è che non c'ho manco un figlio, c'ho una caterva che mi sgonfia la mattina e la sera, cioè, capite? E c'è un rapporto di paternità e di figliolanza profondissima, capite? Quindi non è una menomazione, ma è una dilatazione. Questo chiaramente non tutti possono capirlo, perché se tu rimani terra terra dici no, ma che, cioè, io voglio la moglie vicino, voglio i figli miei e voglio la mia casetta, il mio focolare, lasciala perdere, d'accordo? Quindi è umanamente comprensibile, quindi ci vuole una grazia particolare del cielo, cioè anche una chiamata particolare per la custodia, perché comunque sia un celibe o una vergine ha bisogno di grazie particolari per poter vivere in continenza perfetta. Se le custodisce, va sicuro che il Signore gliele dà, c'è nessun problema. Certo che le deve custodire, perché se non le custodisce le perderà. Questo è un passo esclusivo di San Matteo, dove spiega proprio bene questo aspetto della vita matrimoniale e poi il celibato. Oh, adesso passiamo a un argomento un po' più forte. Nel Vangelo di San Matteo, a un certo punto, nel capitolo 23, Gesù le canta ai farisei, ma le canta, ma proprio del brutto, non ce l'andiamo a vedere. Allora, perché Gesù ce l'aveva così tanto con i farisei? Guardate che è l'unica categoria del Vangelo contro cui Gesù si scaglia, adesso vedremo i termini, si scaglia, proprio si scaglia. Allora, che facevano sti farisei? Numero uno, tenete presente che l'invettiva si trova al capitolo 23, non è un caso. Vuol dire che Gesù, durante tutti e tre gli anni della vita pubblica, ha cercato di fare il possibile, come era nel suo stile, per accostare queste persone, per cercare di fargli capire le cose con calma, con grazia, con dolcezza, nel rispetto e nell'onore. Quindi, e questo ci insegna uno stile anche a noi, noi non dobbiamo mai aggredire le persone che sbagliano, perché il primo comportamento è sempre quello della pazienza, dell'accoglienza, del cercare di far capire le cose con calma. Ecco, Gesù, che è anche Dio, però quando vede che la calma, l'amore e la pazienza non hanno sortito buon effetto, come ultima chance gli suona, allora, con le buone non ci siete arrivate, allora sappiate, adesso ve le canto e le storie cose stanno così, così, così e così. Noi questo non possiamo farlo come l'ha fatto Gesù, bisogna essere molto, molto, molto cauti prima di fare cose di questo genere. Diciamo che nei confronti dei figli, i genitori possono, dopo che hanno espletato le buone, prendere qualche piccolo provvedimento, ma non nei confronti dei nostri pari. Il giudizio nei confronti dei nostri padri bisogna sempre lasciarlo a Dio, noi non siamo come Gesù, però Gesù in quanto Dio si permette di fare questa cosa. Il problema dei farisei era questo: loro si atteggiavano da santi e volevano essere riconosciuti come tali, ma non lo erano, non solo che non lo erano, e con il loro cattivo esempio impedivano, cioè scandalizzavano gli altri. È la cosa che succede anche oggi, quando per esempio un ministro di Dio ha dei comportamenti pubblici scandalosi, per cui le persone rimangono e dicono: ma se il prete fa questo, ma non ci crede manco lui, ti pare che ci credo io? Ecco,
La situazione era questa. Quindi contro questa forma di ipocrisia, che è gravissima, Gesù si scaglia. Però ci dà anche a noi, subito, dei criteri di comportamento e di discernimento. Leggiamo brevemente il passo del Vangelo. Torniamo al capitolo 23. Andiamo al capitolo 23. Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Legano infatti i pesanti fardelli e li impongono sulle spalle della gente, ma loro non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dagli uomini, allargano i loro filatteri e allungano le frange, amano posti d'onore nei confidi, i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze, come anche sentirsi chiamare rabbi dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbi, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. Non chiamate nessuno padre sulla terra, perché uno solo è il padre vostro, quello del cielo. E non fatevi chiamare maestri, perché uno solo è il vostro maestro, è il Cristo. Il più grande fra voi sia vostro servo, chi invece si innalzerà sarà abbassato e chi si abbasserà sarà innalzato. Poi, cominciamo. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini, perché così voi non vi entrate e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrarvi. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per fare un solo proselito e ottenutolo lo rendete figlio della Geenna il doppio di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite: se si giura per il Tempio non vale, ma se si giura per l'oro del Tempio si è obbligati. Stolti e ciechi, che cosa è più grande, l'oro o il Tempio che rende sacro l'oro? E dite ancora: se si giura per l'altare non vale, ma se si giura per l'offerta che vi sta sopra si resta obbligati. Ciechi, che cosa è più grande, l'offerta o l'altare che rende sacra l'offerta? Ebbene, chi giura per l'altare giura per l'altare e per quanto vi sta sopra, chi giura per il Tempio giura per il Tempio e per colui che l'abita, e chi giura per il cielo giura per il trono di Dio e per colui che vi ha assiso. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima della menta, dell'aneto, del cumino e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge: la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste cose bisognava praticare senza omettere quelle. Guide cieche, che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, mentre all'interno sono pieni di rapine e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, perché anche l'esterno diventi netto. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che rassomigliate a sepolcri imbiancati. Essi all'esterno sono belli a vedersi, ma dentro sono pieni di ossa, di morti e di ogni putridume. Così anche voi apparite giusti all'esterno davanti agli uomini, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che innalzate sepolcri ai profeti e adornate le tombe dei giusti. E dite: se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non ci saremmo associati a loro per versare il sangue dei profeti. E così testimoniate contro voi stessi di essere figli degli uccisori dei profeti. Ebbene, colmate la misura dei vostri padri. Serpenti, razza di vipere, come potrete scampare alla condanna della Geenna? Perciò ecco, io vi mando profeti, sapienti e scribi. Di questi alcuni ne ucciderete e crocifiggerete, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete nella città, di città in città, perché ricada su di voi tutto il sangue innocente versato sopra la terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria, figlio di Barachia, che avete ucciso tra il santuario e l'altare. In verità vi dico, tutte queste cose ricadranno su questa generazione. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono inviati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una gallina raccoglie i pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa vi sarà lasciata deserta. Vi dico infatti che non mi vedrete più finché non direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Prima di commentare questa requisitoria, per stemperare un pochino, posso farvi fare una risata? Ci facciamo prima una risata. Voglio sapere che in alcuni gruppi ecclesiali c'hanno sta moda, tanti, che prendono e aprono la Bibbia a caso, cercando improbabili risposte, come se la Bibbia fosse una specie di jukebox. Mi ricordo benissimo, una volta stavo partecipando a un incontro X e dice a uno: vediamo che parola ti manda il Signore. La Bibbia: serpenti, razza di vipere. In questo momento mi viene l'infarto. Dice: che ho fatto, che è successo? Dico: quindi attenzione, vieni a fare queste cose, insomma. Mi capitava proprio, la peggiore di questo non poteva capitare, insomma, no? Ecco,
vabbè, chiusa parentesi. Ecco, allora, numero uno, abbiamo visto i farisei. Che facciamo quando troviamo un cattivo ministro? Regolo, fate quello che dicono, ma non fate quello che fanno. Questo purtroppo è stato tragicamente applicato ai preti. Le nostre nonne dicevano sempre: il prete non va, fai quel che dice, non far quel che fai. Ecco, d'accordo. Ecco, è interessante che quando Gesù dice: non fatevi chiamare maestri, non fatevi chiamare padri, perché a me mi chiamano padre, e poi si dice che la Chiesa è maestra dei popoli. Allora Gesù dice: cogliete la sfumatura, uno solo è il vostro maestro e uno solo è il padre. Cioè, tu sei maestro soltanto se insegni quello che ha insegnato il maestro. Quindi il criterio di autenticità di un maestro è se trasmette fedelmente la parola dell'unico maestro, che è Gesù. E tu sei padre soltanto se la tua paternità è modellata su quella divina, e se tu, prima di essere padre, sei un figlio di Dio esemplare. Questo è il senso delle parole che dice Gesù. Poi, i sette guai, ci avete fatto caso che i guai sono sette, quindi il numero 7 del Vangelo di San Matteo. Ci sono alcune cose in questi guai che fanno abbastanza paura. Impedire l'ingresso nel regno dei cieli. Voi non c'entrate e non ci fate entrare neanche gli altri. Questo purtroppo può capitare quando, Dio non voglia, ci si imbatte in qualche cattivo ministro. Perché capite, se il ministro è cattivo di per se stesso, d'accordo? Come fa andare poi a dire il bene al prossimo? Con che faccia sei presente? E quindi diventa impedimento anche al prossimo. Per questo che dobbiamo pregare notte e giorno per i ministri. Poi, proselitismo finalizzato alla perdizione, percorrete da un capo all'altro il mondo per fare un solo proselito e poi lo rendete figlio della Geenna, il doppio di voi. Questo è successo nel corso della storia e succede tuttora, ecco, con vari movimenti più o meno ereticali, d'accordo? Dove sotto la parvenza di una ostentata falsa santità c'era tutt'altro, capite? Purtroppo. Poi, questo può succedere anche a noi, dobbiamo fare attenzione, guai a voi che pagate tutte quante le decime e poi giustizia e misericordia, ve la dimenticate, filtrare il moscerino e ingoiare il cammello. Quindi dobbiamo fare attenzione a non essere, insomma, un moscerino è un moscerino, carità, va filtrato, ma non si può ingoiare il cammello, capite? Per fare un esempio, no? Io non posso stare attento a una quisquilia, d'accordo, piccola, e poi lo mangio io al prossimo, d'accordo? È possibile, cioè, c'è una gradazione, c'è una gerarchia nei valori, no? E poi fare attenzione all'esterno e all'interno, tutto quanto il problema dell'esterno e all'interno, cioè quello che condanna Gesù, attenzione, perché l'esterno in una personalità equilibrata, esteriore ed interiore, devono stare così. L'esterno non deve essere una copertura per un interno marcio, cioè mi atteggio a buono e dentro sono cattivo. Però non può essere neanche il contrario, cioè l'esterno è disordinato. Se l'esterno è disordinato è molto difficile che l'interno sia buono. Quindi ordinariamente dentro una personalità sana e anche di buona spiritualità, come si dice, l'abito non fa il monaco, ma lo manifesta. Non lo fa, ma lo manifesta, perché uno che è monaco sente l'esigenza di mostrarsi e di apparire come monaco. Per cui tutto quanto il nostro esteriore, io sono un grande osservatore, ve lo dico prima, perché il nostro esteriore parla di noi parecchio. Se voi aveste visto una volta, io racconto sempre questo episodio, un padre della chiesa in Oriente, e quando c'era l'impero d'Oriente, non mi ricordo chi era, gli presentano l'imperatore, se non mi ricordo male era un grande vescovo. Che succede? Ora devo fare un po' il pagliaccio. Guardate bene. Questo ha visto che l'imperatore stava seduto così, coi piedi così, quindi un po' sbracato e coi piedi incrociati. Quando lo racconto cominciano subito a comporsi,
questo se n'è andato e non l'ha manco salutato, non ha voluto manco parlarci. E dicono: scusi, ma eccellenza, lei stava scherzando, l'imperatore mo si offende, lasci lì. L'hai visto come stava seduto? Da uno così non verrà fuori niente di buono. Quindi questo per farvi capire, si sembrano strane queste cose. Quando racconto queste cose cominciano subito tutti quanti a mettersi composti, capito, ordinati, cominciano a mettersi i piedi, le gambe accavallate, eccetera. Però queste sono cose macroscopiche, però fate attenzione che ordinariamente l'esteriore riflette l'interiore, lo sguardo, l'occhio. Gesù dice: se il tuo occhio è nella luce, il tuo interno è nella luce, ma se il tuo occhio è tenebroso, tutto il tuo interno è tenebra. Capite? Guardate bene negli occhi le persone. Ecco, su serpenti e razza di vipere, insomma, abbiamo già commentato, quindi Gesù ha fatto discernimento e ha ritenuto opportuno calcare fino a questo punto la mano. Ecco, ma l'ha fatto lui, noi no, mi raccomando, eh. E poi c'è la requisitoria anche contro Gerusalemme. Gerusalemme, che è una città, è il simbolo della città santa, ma si è trovata paradossalmente a trovarsi in una situazione di non accoglienza già anticamente dei profeti che gli erano stati mandati. Quindi questa è una situazione che dà grande sofferenza al nostro Signore, perché a volte, e questo concerne anche noi, quelli che prima degli altri dovrebbero riconoscere i suoi doni, a volte sono quelli che non li riconoscono, se ne mostrano indifferenti quando va bene, o addirittura li disprezzano, addirittura li combattono. Dio ci scampi da una tale situazione. Non pensiamo mai di esserne completamente esenti o al di sopra. Ultimo spunto di oggi, che è un altro piccolo capolavoro, è un po' lungo leggerlo tutto quanto, è il capitolo 25 del Vangelo di San Matteo. Io ve lo presento, d'accordo? Poi lo leggiamo insieme. Nel capitolo 25 del giudizio di San Matteo e del Vangelo di San Matteo si presentano le varie tipologie di persone che affronteranno il giudizio di Dio. Ci sono tre distinti passi, sono abbastanza famosi, quindi se ve li ricordate omettiamo la lettura. Una è la parabola delle 10 vergini, diciamo, adesso ve le spiego a parole mie. L'altra è la parabola dei talenti e l'altra è il giudizio universale, quando tutti davanti a Gesù, a destra e a sinistra, avevo fame e mi avevo dato, ve lo ricordate, mi avevo dato da mangiare, avevo sete. La parabola delle vergini: 5 vergini sagge e 5 stolte. Le sagge prendono l'olio, le stolte non lo prendono. Arriva lo sposo, le sagge entrano alle nozze e le stolte rimangono fuori. Questa è la parabola delle vergini. La parabola dei talenti: questo grande re ha uno da 5, ha un altro da 2, ha un altro da 1. Chi c'ha 5 li va a trafficare e ne guadagna altri 5, chi c'ha 2 li va a trafficare e ne guadagna altri 2, chi c'ha 1 se lo mette in tasca e gli ripresenta quello che gli ha dato. Il padrone si arrabbia e lo sbatte all'inferno, detto proprio in termini, ecco, a destra e a sinistra. Chi ha praticato quelle opere di misericordia, attenzione, sono 6 su 7 opere di misericordia corporale, non spirituale: dare da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, visitare i carcerati, visitare i malati e ospitare i pellegrini. Ci manca seppellire i morti. Nessuno accenna alle opere di misericordia spirituale. L'unica cosa che dobbiamo andare a vedere, prima di passare alle slides, che così ve lo commento, è fare attenzione alle categorie di persone a chi si rivolge. Allora, la parabola delle vergini. Allora, noi qui abbiamo 10 vergini che sono invitate al banchetto di nozze, ok? Invitati. 5 riescono a celebrare le nozze e 5 no. Guardate, questo è geniale, capito, il capitolo 5 è un fenomeno. Parabola di talenti: chi sono i talenti? Attenzione, sono servi del padrone, quindi lo conoscono al padrone, fanno parte del suo entourage. E invece il discorso della volontà di ricordo spirituale e corporale a chi è rivolto? Saranno riunite davanti a lui, versetto 32, tutte le genti, quindi le genti,
Genti in latino significa pagani. Allora, la parabola dei talenti è rivolta a noi, cioè ai servi, quindi a quelli che fanno parte del regno di Dio. Il giudizio universale a noi ci dovrebbe manco riguardare, perché sarà quello che Gesù chiederà a quelli. Infatti, che cosa rispondono questi qua? L'abbiamo fatta a te, ma non sappiamo manco chi sei tu. Ma quando mai ti abbiamo visto affamato? Ma io non sapevo manco che esisteva Gesù Cristo. Chi te conosce? E lui dirà: quando l'avete fatto a questi poveracci, l'avete fatto a me. Cioè, partiamo dall'ultimo: le persone che non conoscono Dio, che non sanno manco dove sta di casa, pure quelli saranno la presente giudizio universale. Non è che quelli là, pure per quelli c'è il paradiso o l'inferno. Che cosa gli chiede a quelli là? Se vedi un morto di fame, non capisci che gli devi dare qualcosa da mangiare? Pure se tu sei senza Dio, pure se non conosci Gesù Cristo, non vedi che sta a morire di fame? Se vedi uno che sta a morire di sete, capisci che se dai un goccetto d'acqua gli fai un... Se vedi uno che sta nudo, d'accordo? Se vedi uno che sta ramingo e che è stato e lo ospiti dentro casa, o se vedi uno che sta malato in ospedale e non lo viene nessuno. Quindi sono cose a cui ci può arrivare chiunque, e a questi poveracci che non sanno niente sarà chiesto solo questo. A noi no, però. Noi abbiamo avuto i talenti, avete visto quanto sono i talenti? Quindi, minimo, lo sappiamo, quanto è un talento? Sono 6.000 denari. Quindi tutti quanti noi, quanto è un denaro? Quindi tutti quanti noi abbiamo un patrimonio minimo di 300.000 euro. Qualcuno ce n'ha 2, 600.000 euro. Qualcuno ce n'ha 5, 1.500.000 di euro. D'accordo? Cosa sono? Noi siamo, lo fate la mattina l'atto di fede, ti ringrazio di avermi creato, l'atto ti adoro, fatto cristiano e conservato in questa notte. Noi siamo figli di Dio, abbiamo ricevuto da Dio un patrimonio, che è la fede. Quindi non basta che facciamo, che diamo un euro a quel poveretto che sta al semaforo, cosa che noi dobbiamo fare sempre, più dei pagani, ma saremo giudicati su cose molto più grandi. Se abbiamo amato il nemico, se abbiamo perdonato, quindi su tutto quanto il Vangelo. Questi sono i talenti che abbiamo ricevuti. Il nostro giudizio sarà rigoroso. Quindi guai a chi trascura di praticare e di crescere nella fede e si mette i talenti sotto la tasca, se ne va all'inferno. E attenzione, questa parabola ci fa capire che non basta non fare niente di male, ma bisogna vedere, bisogna capire che cosa ho fatto io di bene. Cioè, io non faccio male a nessuno. No, figlio mio. Chi sono invece le vergini? Le vergini sono quelli che sono chiamati a entrare nel regno di Dio. E alcuni rispondono, si convertono. Altri no. Per imprudenza, trascuratezza, stoltezza. Quindi, queste sono le tipologie che si presenteranno. I membri del popolo di Dio che saranno belli che suonati. Ancora più di tutti. Per vedere se hanno fortificato bene i pagani, a cui sarà chiesto lo stretto indispensabile. E poi il guaio: quelli che si sono convertiti, che saranno premiati, entrare alle nozze, e quelli che, chiamati a entrare nel regno, non ci sono entrati e si sono autocondannati a rimanere fuori. Ecco la presentazione. Adesso brevemente andiamo a vedere la slide, ma tanto ve l'ho già detto tutti. Sintesi: chi sono la parabola delle 10 vergini? I chiamati alle nozze con l'agnello. Alcuni rispondono e altri no. Non prendono le lampade per l'olio, d'accordo? Quindi non sono capaci di riconoscere, come ha detto a Gerusalemme, il tempo in cui sei stata visitata. Dobbiamo fare attenzione anche noi, perché guardate che a volte, pure facendo parte, come già facciamo, del popolo di Dio, noi siamo nella Chiesa, siamo battezzati, però ci sono dei battezzati che di fatto vivono come pagani, quindi che ricevono delle chiamate da parte del Signore a convertirsi, quindi a elevare la qualità della loro vita cristiana, e non rispondono. È un guaio. C'è proprio una divisione netta tra il 50 e il 50, 5 sì e 5 no. Attenzione ai servi del re, perché i servi del re hanno ricevuto tanto, e Gesù nel Vangelo ha detto: a chi molto fu dato, molto sarà chiesto. Quindi noi dobbiamo avere un atteggiamento esemplare. Vi faccio un esempio: sapete quante volte a me mi capitano situazioni matrimoniali che stanno in crisi?
Umanamente parlando, uno farebbe bene in certe situazioni a mandare a quel paese la moglie o il marito, ma cristianamente parlando, che vogliamo fare? Quando c'è qualche povera donna che mi viene a fare l'elenco di tutte quante le isoprusi che subisce dal marito, sapete io che gli rispondo? La conosci Santa Rita da Cascia? La conoscete quella storia di Santa Rita? Sapete quante volte andava all'ospedale Santa Rita? E quante volte è stata tradita dal marito, e maltrattata e umiliata dalla mattina alla sera? Ma così, ma colà, ma che ha fatto Gesù quando lo maltrattavano, quando gli sputavano addosso, eccetera, eccetera? Noi siamo discepoli suoi. È chiaro che questo a un pagano, Gesù non lo chiede, no? Ma a noi potrebbe chiedercelo, perché siamo discepoli di Gesù, siamo discepoli suoi. Ai pagani, gli estranei, i gentili, gli dice: hai avuto quel minimo di grano salis per capire quel poco di bene? Che cosa dice la Chiesa nel suo, nei documenti del Magistero? Dice: è possibile la salvezza a coloro che non conoscono Gesù Cristo, il Vangelo, non hanno mai fatto parte della Chiesa, senza colpa? Quindi non come le vergini, che io te l'ho annunciato e tu non ci sei entrato. No, la Lumen Gentium parla di coloro che senza colpa propria ignorano che Gesù Cristo è figlio di Dio e la necessità di entrare a far parte della Chiesa per avere la salvezza. Tutti all'inferno vanno questi? No. Perché no? Perché la redenzione che Gesù ha operato è estesa a tutti. È chiaro che viene comunicato ordinariamente col battesimo, ma quando una persona non può ricevere senza colpa propria, va automaticamente all'inferno? No. A condizione, si legge nei documenti del Magistero, che abbia praticato quel bene conosciuto attraverso la propria coscienza. Cioè a quelli, quando si presentano di là, il nostro Dio non gli dice: se hai fatto come Santa Rita da Cascia, ti sei presa le botte pur di non distruggere un matrimonio, non glielo può chiedere, d'accordo? Perché non lo faranno mai, d'accordo? Perché umanamente parlando questa è una cosa che non si fa, d'accordo? Ma gli chiederà, a quel povero disgraziato che ti stava a morire di fame davanti, è stato capace di dargli 2 euro se ce ne avevi 2 milioni? E se non l'hai fatto, può essere. Se l'hai fatto, benvenuto. Possiamo fermarci perché siamo giunti, tanto abbiamo finito, queste sono alcune peculiarità del Vangelo di San Matteo. La prossima volta che ci incontreremo, vi dico subito, i prossimi 2 incontri saranno uno prima di Pasqua, uno dopo Pasqua, saranno uno la Passione secondo Matteo, quindi andremo a vedere, perché anche i racconti della Passione, ogni evangelista racconta i propri particolari, e dopo Pasqua le apparizioni e la resurrezione secondo San Matteo, in modo tale che per la fine d'aprile riusciamo a concludere questa sintetica esposizione del Vangelo di San Matteo. Ok? Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre. Ti rendiamo grazie, Signore, di tutti i tuoi benefici, perché vi regni nei secoli dei secoli. Amen.